Buon inizio di settimana a tutti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Telemie. Lunedì 30 gennaio, i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicoli Che siamo pronti ad analizzare. Non abbiamo per il momento Gazzetta del Sud, ma iniziamo subito col quotidiano. Prima pagina e analizzeremo, approfondiremo i temi più importanti all'interno e, soprattutto, ci occuperemo anche del nostro portale di calabria.live. Vediamo subito l'apertura. Mobilità sostenibile, la sfida calabrese sull'idrogeno Ferrovie della Calabria acquisterà treni alimentati con il nuovo carburante e non con il diesel. La regione punta a realizzare una centrale per alimentarli a Cosenza, ecco come funzionerà. Andiamo subito al taglio alto: sono i titoli sottotestata dell'edizione Calabria del quotidiano. I primi 100 giorni di Giorgia Melone alla guida del governo, la Premier, sprede sceso dal 236 al 175. Il bilancio tracciato sui social non è una situazione facile, dice. Ma io sono ottimista. otimista continuiamo Crotone la mamma di Davide questa città dice si è presa mio figlio dopo il processo non tornerò più e ancora nello sport il Catanzaro impatta Messina 1 1 due pareggi per le calabresi di serie C per il Crotone solo un pari con Potenza rimane tutto invariato per quanto riguarda la classifica sabato la regina ha perso invece contro il Sud di Toro il 2 1 in serie D il derby va al Locri Castrovilla corsara da Cereale battute la e città in coda faremo il punto sullo sport. Tarsia, il comune, il cimitero dei migranti si farà l'annuncio di occhiuto. Magistrati, il procuratore bombardieri, presenterà una memoria al CSM. Le varie province, iniziando da Catanzaro, si parla di Welfare, al via il progetto Famiglia al centro e poi Reggio, Uffici Giudiziari, Edilizia e personale Nodi Risolti, Vibbo Provincia, il centrodestra prevale, l'Andolina è il nuovo presidente, lo sfoglio tarda serata di ieri, Crotone, Ferrari, il Movimento... Dei sindaci sarà alle prossime elezioni e poi ancora agricoltura difendiamo i grani antichi No agli insetti, poi Rinascita scotte per la giudiziaria per gli atti di mancoso nuovo giudizio. Lasciamo il quotidiano del Sud, Calabria.live, 60 anni fa nasceva la scuola media il PNRR e l'occasione per ripensarla varata. Il 31 dicembre 1962 è sempre rimasta terza terra di mezzo e mai considerata parte integrata di un percorso formativo unitario e tempo di bilancio e di iniziative per darle nuova identità. In Calabria ci sono 445 scuole secondarie, Statali di primo grado e 10 private. Riforma della pubblica amministrazione, il sociologo Bianco serve il nuovo modello per la Calabria, dice, poi l'approccio pretestuoso verso l'aeroporto di Crotone, l'opinione di Don Panizza, due domande sulla giustizia e ancora Bronzi, 50 anni a Riace, il convegno di Telemia, intervista qui a Salvatore Cerillo, ancora in, eh, credere nella possibilità di sviluppo della Locride, provincia di Catanzaro e Camera di Commercio insieme per valutare il polo museale, andiamo ad occuparci di quelle che sono le notizie che riporta il nostro portale www.telemia.it capannone agricolo in fiamme, automezzi danneggiati e bestiame morto in evidenza dunque la cronaca. E poi arriva il gelo nei tre giorni della merla: 29, 30 e 31 ci sono le temperature più basse dell'anno, covid in Calabria: 150 positivi. E fortunatamente nessun decesso, e poi l'allarme dei magistrati. Di Reggio Calabria, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, riforma Cartabia, dirompente: sarà impossibile celebrare i giudizi. Serie D girone per quanto riguarda il derby, la ventiduesima giornata. Sorrida all'Ocri, il derby dunque, e degli amaranto. Una bella partita, quella tra l'Ocri e San Luca. Abbiamo così completato con le prime pagine dei quotidiani calabresi, anche per quanto riguardava naturalmente Calabria. Live, analizziamo subito il eh, giornale. Il quotidiano del Sud analizzando l'interno con la politica in primo piano, parliamo dei primi 100 giorni di Meloni alla guida del governo, vedete, Nordio si è impegnato su una riforma seria e ampia, spread sceso dalle 236 a 175 e poi vedete il caro Energia ancora a tenere banco, il governo aspetta Rera, i costi delle bollette caleranno in modo significativo, la convinzione di Giorgetti. <coughs> Continuiamo perché ci occupiamo adesso ancora di primo piano, lo Stato è chiaro, non scende a patti con chi minaccia il punto di Palazzo Chigi, nota del governo, dopo l'offensiva anarchica in Italia e all'estero, qui la manifestazione a Roma per Alfredo Cospito. Il punto. Chi è l'anarchico in sciopero della fame? Alfredo, detenuto da oltre dieci anni per aver gambizzato la di Ansaldo nucleare. Cosa prevede il carcere duro? La scheda, da alcuni giuristi, il 41 bis è stato bollato come incostituzionale. Si va avanti per occuparci di altre notizie, cambiamo anche argomento e ci occupiamo della guerra in Ucraina. Scholz chiamerà Putin e tocca a lui fermare questa guerra terribile. Zelensky chiede nuove armi. Qui vedete Putin e qui Zelensky. L'Ucraina insiste sui missili a lungo. Raggio da Kiev, sanziona 182 società russe e bielorusse. Iran, attacco con droni in una fabbrica di munizioni per le autorità di Teheran. L'attentato ha provocato danni minori. Qui, l'esplosione di una fabbrica di munizioni in. E ancora a Bruxelles serve una risposta comune sulla salute. Migranti, Meloni non insegua. Orban, il lavoro dell'eurodeputata del Partito Democratico Moretti. Ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie della giornata. Il caso Ferrerio. Tutto questo ancora nelle pagine di primo piano, la pagina numero 5, la madre di Davide non tornerò più a Crotone, dice fiaccolata per chiedere giustizia per il giovane aggredito. Durante l'omelia il parroco invoca il miracolo, ma le condizioni si stanno aggravando. La rabbia esplode dinanzi al tribunale. Vedete qui, Davide Ferrerio in foto, musica alta da un'auto disturbava. Intanto il corteo e qui la fiaccolata per chiedere giustizia per Davide Ferrero e in alto i suoi familiari durante la cerimonia al Duomo e l'incontro tra il sindaco Enzo Voce e Giussi Orlando. Eccola in quest'altra foto il sindaco di Crotone tra l'altro in fascia tricolore e questa vicenda giudiziaria oggi al via l'udiezza preliminare comune provincia parte civile in aprile il processo al minorenne andiamo avanti ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie subito la pagina numero 7 cambiamo argomento mobilità sostenibile idrogeno una sfida anche Calabrese Ferrovie comprerà 8 treni la regione punta a una centrale come funzionerà l'impianto previsto a Cosenza e ancora Intervista qui Tecnologia Più Vantaggiosa dell'elettrificazione, ecco perché Anna Pinnarelli, docente UNICAL e referente scientifica per il progetto. Lavoriamo su questo da oltre due anni, non ci candidiamo giusto per avere fondi. Ad occuparci adesso di quelle che sono le notizie che riguardano i temi regionali, Calabria, il cimitero dei migranti. Si farà, arriva dunque l'annuncio. Il progetto nato dieci anni fa su iniziativa del Movimento Diritti Civili Occhiuto a Ferramonte. Annuncia il completamento dell'opera Corbelli, soddisfatto. Qui intanto il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a Ferramonti. E chi da Roma Dino Giarrusso nel Partito Democratico dagli insulti alla tessera Stumpo, un boomerang di cecconico Stumpo, l'ex Iena sosterrà la candidatura alla segreteria di Bonaccini. Innovazione TLC Revoluzione Calabrese, 25 partner e risorse per 116 miliardi di euro. Blefari, Melazzi guida il programma Restart finanziato con il PNRR. E poi ingiurie a Secre, Lega, sospensione temporanea per il segretario di Reggio, sarebbe tra gli indagati. E ancora la nomina Aira, una calabrese. Alla guida l'associazione anziani nata da poco. Ci occupiamo di quelli che sono le notizie di pagina 9, Bombardieri, una memoria al CSM. La sorella dell'avvocato ucciso testimonia l'attività del magistrato regino Antonella Pagliuso si è occupato in prima persona delle indagini sull'omicidio di mio fratello, qui Bombardieri e Grattieri, in conferenza stampa. Cadanzaro Lido, sei auto incendiate nella notte davanti alla chiesa di Giovino, ecco le auto in fiamme, ci sono approfondite indagini su questi episodi. Rinascita, scotte per la giudiziaria, la Cassazione dispone un nuovo giudizio sull'inefficacia degli atti a carico di Mancuso, accolto il ricorso della difesa del boss di Limbade, vedete Luigi Mancuso in foto. E poi Reggio Calabria, una breve devastata dalle fiamme, un'azienda agricola. Per quanto riguarda ancora il quotidiano del sud, il dibattito, vediamo, sì al grano antico, no agli insetti. Caccavari di Molinum, da produttore, sono pronto alla guerra, dice Carmagnola, difendiamo la nostra tradizione e salutare e rende più longevi. Vedete un momento del convegno, il grano tra storia ed economia, il racconto del modello San Floro già replicato e poi il ricordo Angelo Donnici, il sorriso rubato a un innocente, vedete qui Donnici e il nipotino Davide. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso. Delle notizie che arrivano da Catanzaro e provincia, servizi per le famiglie al centro sarà presentato oggi il nuovo progetto del Centro Calabrese di Solidarietà. L'obiettivo è contrastare disagio e marginalità finanziato da Agenda Urbana. Qui vedete Palazzo dei Nobili, sede del comune di Catanzaro. Appuntamento alle 15. In sala concerti saranno presenti anche i partner. E poi per la politica, la Lega propone Catanzaro diventi città metropolitana. Andiamo ancora avanti tra le pagine, ancora Catanzaro, la giustizia necessita di una riforma, speriamo adesso sia la volta buona, l'ex parlamentare Tiziana Maiolo ha presentato il suo libro e poi il concorso torna sabato da autore, protagonisti, i più giovani, presentato il progetto dell'associazione Afrodite. A fianco il libro per non dimenticare tra le pagine memoria dell'olocausto presentato l'Orsa. Il Presidente Marino tenere alta sempre l'attenzione, dice. Poi, per i temi che riguardano la sanità, workshop in oncologia pediatrica, oggi l'iniziativa. Si prosegue, lasciamo la pagina di Catanzara, apriamo quella di Lamezia, parliamo di rifiuti, l'ordinanza della discordia. Dal 1 febbraio vietato utilizzare sacchetti non trasparenti per la raccolta. Protestano intanto i cittadini utenti, chi dovrebbe elevarla la sanzione amministrativa e questo è il punto di domanda. Poi giornata della memoria, un'opera di gesso, vince il contest per non dimenticare. Qui eh, Bellezza riceve il premio in foto. Comune Fiera di San Biagio. Nel degrado, Gian Turco e Rubino intervengono sul logo della kermesse. Una delle aree dove saranno allestite le bancarelle nel totale abbandono. Qui vedete intanto Piazza Garibaldi in stato di totale abbandono. Crotone, alle prossime elezioni ci saremo l'intervista del Presidente della Provincia, illustra il progetto del Movimento Territoriale Ferrari. Da un anno è in corso il dialogo con i sindaci, presto il coordinamento, vedete Sergio Ferrari, in foto e questa intervista rilasciata a Giacinto Carvelli. La proposta Matematica Pitagorica come patrimonio UNESCO e poi dibattito pubblico questo sconosciuto di, Paolo Bellomo, di Paola Bellomo, l'angolo del consumatore, in questa rubrica inserita all'interno del quotidiano del Sud. A Strongoli, buona la seconda, c'è una... Unanimità. La prima convocazione salta per mancanza del numero legale. Per l'opposizione, cova il fuoco sotto la cenere. Il sindaco può capitare, dice. Qui vedete la seduta consigliare con poca partecipazione. Isola Caporizzuto: cala il sipario sulla mostra. Le meraviglie del mare: un successo. E poi Lions coltivano la memoria. Riflessione sulla Shoah. Manifestazione in biblioteca. Il dibattito: appello per il potenziamento del polo scolastico di Cutro. Ci Occupiamo adesso della pagina di Reggio, inaugurazione dell'anno giudiziario, edilizia e personale, nodi irrisolti. L'appello della UILPA alla cerimonia, le priorità: stabilizzazione precari, scorrimento integrale, graudatorie e nuovi concorsi. Qui la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla scuola Lievi Carabinieri. Organizzazione del lavoro quasi al collasso. PCL il congresso regionale, identità comunista e poi scontro a Pellaro. Una notizia in breve: auto contro. Un giovane è grave. Prefettura, criminalità e comuni, commissariati e ferro incontra le forze dell'ordine. Ancora polizia locale, auto perde il controllo, sbalte sul marciapiede, tre feriti, patente ritirata a Ravagnese. Si va avanti, siamo nella parte finale. Per quanto riguarda il quotidiano del sud, le pagine di reggio, giornata della memoria, scuole oltre la mera ricorrenza, concorso nazionale di poesia per la Shoah, l'assessore solo con la conoscenza della storia si può costruire un futuro diverso. Il Club Host Lions festeggia con l'orchestra giovanile di Fiati concerto e bilanci alla chiesa di San Giorgio al Corso. Qui intanto il concerto alla Chiesa di San Giorgio al Corso, aziende in difficoltà e ruolo della politica, strategie anticrisi incontro alla regione. Vedete Salvo Presentino e Filippo Mancuso che è il presidente del Consiglio Regionale della Calabria. La sezione Regina celebra 70 anni Assemblea dell'Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordi. Qui l'intervento di Giuseppe Giordano a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Continuiamo con i temi della provincia, Gioia Tauro dalla maggioranza alla minoranza, Romeo non risparmia nessuno, l'ex assessore sul momento politico in città e soprattutto sul futuro, qui Romeo e Palazzo Municipale di Gioia Tauro. A fianco Palizzi, Street Art e Marciapiedi, nuovo arredo urbano per via portoghese, opere di miglioramento, qui il morale è realizzato. A Cavologna consiglio sulla legittimità delle delibere dell'organismo di liquidazione. E per quanto riguarda Gioia Tauro, secondo livello Orsa Porti dice no, il sindacato stronca il presunto accordo con MCT. Vediamo le altre notizie che arrivano dalla provincia prima di occuparci approfonditamente di calcio. Fili interrotti, un viaggio emotivo attraverso un racconto di racconti. Il Rotary Club ha presentato il libro di Anna Maria Deodato. Vedete qui Domenico Infantino e Anna Maria Deodato in foto e poi Ferruzzano. Il gruppo Enemy sarà intitolato al sergente Domenico Vespia. Fu in servizio sul famoso sommergibile Shire. A Campo Cala, Le Regina, avviati i lavori del parco urbano in località Timpanari. Finiranno in estate. E poi i cantieri del parco, l'intervento riguarda aree confiscate investiti, 200 mila euro. A Polistena, primo soccorso, seminario formativo all'ITIS, individuati i lavoratori che saranno figura di sistema. Vediamo eh, la pagina di Vibbo oggi, importante perché c'è il nuovo presidente della provincia, Landolina. Si prende dunque la provincia, il candidato di centrodestra, prevare su Condello di centrosinistra e terzo polo. Le prime parole del neo presidente: Lavorerò per rendere ancora più efficiente l'ente. Vedete qui il momento della vittoria di Corrado Landolina, che diventa così presidente della provincia di Vibbo. Nuovo oh, Spizzichino, esperta di Shoah e antisemitismo, incontra gli alunni al liceo Berto, un racconto sul popolo ebreo trapassato passato e presente. E poi di spalla, scuola e con le ultime novità abbiamo così completato, parliamo di anno giudiziario la procura di Vibo altamente produttiva la relazione del presidente della Corte d'Appello gli uffici hanno risposto bene nonostante rinascita eh, Scott e poi l'omicidio Colace che rimane in libertà respinto il ricorso della DDA qui Nazareno Colace e poi la sentenza droga assoluzione per fortuna decisione della Corte d'Appello dicevamo della ricca pagina sportiva, Milan 5 sberle dal Sassuolo, momento di crisi per il Milan non va meglio alla Juventus sempre più giù, Monza sorpasso riuscito, la supera in classifica, il Napoli vince con la Roma 2-1, Simeone regale tre punti d'oro alla formazione partenopea, proprio nei minuti finali, gli azzurri battono la Roma e allungano a più 13 sulla seconda la Lazio corre con Casale la Fiorentina invece la riprende 1-1 1 difficile la classifica, intanto della Juventus a 23 punti. Con 15 punti di penalizzazione, sotto della Juve la Salernitana. E dunque adesso la Juve deve cercare di fare più punti possibili per uscire dai bassi fondi della classifica. Cosenza. Ora serve la ciliegina, serve continuità nei risultati dopo la bella vittoria. Contro il Le Parma, Crotone un'altra occasione persa. Un vero peccato per il Crotone che non ha vinto. Si poteva avvicinare al Catanzaro che ha impattato a Messina. Lerda dispiace non aver vinto, ma dobbiamo tenere su il morale. Il tecnico è deluso del pare. Ma carica comunque la sua squadra per il Catanzaro. Un pareggio a Messina dopo aver pure tra l'altro dominato la gara. I giallorossi avanti con Verna si fanno raggiungere la Bald nella ripresa. Esordio positivo per un acquisto Brignola. Ben 800 tifosi al seguito delle Aquile Vivarini, fatto un'ottima gara contro un avversario difficile su ha fatto bene a caratteristiche che ci servono, dice il tecnico giallorosso Vediamo le altre sfide, sempre per quanto riguarda il calcio, la Mezia secondo KO consecutivo per la formazione Lametina, la Santa Cataldese vince 2 a 0, perde anche il Città Nuovo 1 a 0 con Santa Maria, la Castrovillari Villari vince 2 a 1 ad Acer. Reale. Per quanto riguarda il derby, San Luca Locri lo vince il Locri 4 a 2. Locri passeggia sul San Luca, comunque una bella gara. Canonico, l'allenatore del San Luca Deluso. Ci è andato tutto storto. Mi assumo le mie responsabilità. Dice un bel poker di reti per la squadra di Mancini che si aggiudica così il derby. <coughs> Le altre sfide hanno visto la vittoria dell'Icate, il pareggio tra Ragusa e Paternò e la vittoria del Canigati con la Real Aversa. Questa sera poi il punto tutto più approfondito nella puntata tutti in campo. Vediamo invece l'eccellenza, il gioiosa si prende un buon punto su un campo difficilissimo a Soriano, non sfonda anche se allunga la serie utile Martinez vicino al gol, prestazione apprezzabile della squadra di Galati che rischia solo al novantesimo. Invece il sersale pareggia con lo stile Monasterace, Galle, coccatone e Paolana hanno pareggiato 2 a 2, questo per quanto riguarda sempre l'eccellenza che ha visto comunque il Bivongi battere il Melicucco 2-0 nel campionato di promozione e la 5 Frondese che ribalta il Capo Vaticano 2-1. Ci fermiamo qui con lo sport, non ci sono altre notizie, non ci sono approfondimenti sul nostro portale www.telemia.it che voi potete tenere d'occhio da qui. All'intero arco delle 24 ore per essere sempre aggiornati in tempo reale. Abbiamo detto che quest'oggi non abbiamo avuto Gazzetta del Sud per un problema dello stesso giornale nello scarico delle pdf sul nostro portale, lo ritroveremo sicuramente nella giornata di domani. Vi ringraziamo per averci seguito e per aver scelto il nostro canale. A tutti voi una buona giornata, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Questo programma è presentato da.